Allora Lorenzo, come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Non ti voglio dire chi è perché voglio che lo guardi insieme a me. Benissimo. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un cantautore romano. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi. A Roma nel 1948 nasceva Antonello Venditti, figlio unico di una coppia appartenente alla media borghesia. Papà Vincenzo, viceprefetto di Roma, mentre la madre Wanda Sicardi, professoressa di latino e greco. Già durante le scuole elementari, Venditti inizia a studiare il pianoforte. Descriverà i suoi genitori con le seguenti frasi in una sua canzone dal titolo «Mio padre ha un buco in gola». Infatti suo papà aveva subito una ferita di proiettile alla gola nella Seconda Guerra Mondiale. Mentre di sua mamma dice «Mia madre è professoressa, o meglio è una professoressa madre, mi ha dato sempre 4 anche se mi voleva tanto bene. Ed io crescevo bene, grasso come un maiale». Dopo la maturità classica si iscrive alla facoltà di giurisprudenza all'Università della Sapienza, laureandosi nel 1973. Nel 1969 firma il suo primo contratto discografico con la IT di Vincenzo Micocci. Il suo battesimo con il pubblico avvenne al famoso Folk Studio di Roma. Nel 1972 Venditti e De Gregori decidono di costituire un duo pubblicando il loro album Theories Campus, che in realtà anche il nome del duo LP, contiene 3 brani degni di nota, Ciao Uomo, Roma Capoccia e Sora Rosa, presentati al Folk Studio. Nel 1974 passa sotto contratto con la RCA e nel 1975 l'anno del suo primo successo con il brano Lilly, arrivando al primo posto della Hit Parade. Nel 1982 fonda la sua prima etichetta musicale, la Heinz Music, dove pubblica negli anni 80 questi brani Sotto la pioggia, Cuore, Venditti e Segreti. Registra anche un live al Circo Massimo di Roma nell'ambito dei festeggiamenti del secondo scudetto giallorosso, che lui scrive per questa occasione Grazie Roma. Pensate, Alta Marea è la reinterpretazione di Venditti di una canzone dei Groves House dal titolo Don't Dream It's Over. Al videoclip di Venditti, Alta Marea partecipa la bellissima Angelina Jolie. Nel novembre 2006 esce la sua antologia più completa, un cofanetto di 3 CD intitolato Diamanti, che rimane nella classifica dei dischi più venduti per quasi un anno, vendendo oltre 250.000 copie. Negli anni 70 conobbe una ragazza e ne parla così. Aveva dei meravigliosi Ray-Ban marroni. Mi raccontò che erano dello stesso modello che usavano i piloti dei bombardieri americani in Vietnam. Per fumare infilavano una sigaretta al centro della montatura perché il diametro era perfetto ed era stato studiato appositamente. Pensai, posso trasformare un simbolo di guerra per cantare la pace? Se lo indosso io, forse posso dare a questi occhiali un significato diverso.
E così fece. È amico di Carlo Verdone ed è stato sposato con l'attrice Simona Izzo, a cui ha dedicato il brano Ci vorrebbe un amico. Ha avuto una storia molto importante con Monica Leofredi. E come segno distintivo lui indossa i Ray-Ban per portare con la musica la pace. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto la prossima volta. Un bacio e un abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti.